Al primo incontro avuto col sindaco 3 anni fa, insomma 3 anni e mezzo fa, e io appena nel percorso della presidenza, e lui mi aveva segnalato come esigenza della comunità di Alpignano quello di far ripartire quest'opera, un'opera che ha una storia all'interno di questa comunità e da tanti anni mancava, con un groviglio di situazioni che avevano finito col determinare il blocco del percorso di realizzazione. Con impegno, con determinazione, grazie all'IRCA che veramente ha gestito con massima dedizione questa parte finale, oggi ci troviamo al punto di partenza del cantiere, la ditta che deve realizzare l'opera, che prevede insomma, la sua realizzazione in tempo ragionevole, e speriamo che sia appunto la volta buona. Noi abbiamo rinnovato il finanziamento anche per renderlo meno oneroso rispetto a quello originale, e quindi garantite le risorse, fatto il percorso progettuale interno all'IRCA. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale, quello della realizzazione, perché poi si avrà la possibilità di avere una struttura di grande qualità gestita da quello che per eccellenza è il soggetto che fa ricerca sulla gestione dell'anziano nella nostra regione, che è l'IRCA. Siamo una piccola regione ma fatta di tante eccellenze, e poter avere l'IRCA che si esprime in questa struttura, devo dire, per la comunità di Alpignano un bel vantaggio, perché ha la possibilità di avere un servizio gestito da chi a livello nazionale e internazionale è un punto di riferimento sul dare sempre qualità e innovazione nel dare il massimo dei servizi a quella parte anziana non autosufficiente, che sono poi la nostra storia, sono le persone del nostro territorio al quale vogliamo dare sempre il meglio e il massimo. Lei ha ribadito l'impegno del pubblico anche per alzare gli standard di qualità rispetto al privato a fronte di un finanziamento importante. Esatto, questa è una cosa in cui credo, cioè è vero che questo tipo di servizio il più delle volte è gestito attraverso il privato, ci sono dei tetti di spesa sul personale pubblico che giustamente ci spingono anche a decidere cosa fare come pubblico, cosa fare come privato. Ma avere su un servizio una presenza pubblica gestita direttamente è anche una grande risorsa per la regione, perché determina standard, parametri, quegli aspetti di chi fa, e quindi è in grado di capire meglio, che poi ci aiutano a regolare il rapporto con il privato, a definire i nuovi standard e gli elementi più avanzati, a comprendere meglio le dinamiche che ci sono all'interno del servizio per orientare l'intero sistema, cioè fare le cose sempre un valore aggiunto. Allora, va bene quindi che il grosso sia gestito in maniera anche qualitativamente elevata da parte del privato, ma il fatto che il pubblico si mantenga una parte di questo lavoro poi si riflette positivamente su tutto il sistema. Beh, sono 7 milioni e mezzo, sono un investimento importante, 60 posti letto, articolati, perché oggi si preferisce fare una struttura che non sia monoservizio, ci sono anche quelle, ma che tenga diversi momenti e livelli assistenziali, perché lo stesso anziano che sta in residenza protetta può aver bisogno di un momento più importante e più intenso sotto profilo medico. Allora, fare strutture con un numero adeguato di posti letto che tengono un'articolazione di servizi dà più qualità per tutti quelli che ci stanno dentro.